Cosa sta accadendo nella nostra atmosfera? Perché si verificano episodi sempre più estremi come quelli della notte scorsa? L'abbiamo chiesto al nostro meteorologo Marco Rabito. La sua risposta. Ancora una volta abbiamo pagato dazio alle ondate di calore. Infatti la massa d'aria molto calda giunta nei giorni scorsi anche sul nostro territorio è stata rapidamente e tumultuosamente sostituita da aria più fresca giunta d'Oltralpe. Nel mezzo si sono sviluppati dei violenti temporali che sono riequilibratori termici dell'atmosfera. Trasportano infatti masse d'aria calda e umida verso l'alto e le traducono in piogge e violente grandinate, accompagnate talvolta da forti raffiche di vento. La statistica climatologica degli ultimi decenni ci dice che i promontori di matrice subtropicale interessano sempre più spesso il nostro territorio, portando masse d'aria roventi e predisponendo poi anche la genesi di fenomeni temporaleschi di forte intensità. Di contempo il numero di temporali sta diminuendo durante il semestre caldo, ma aumenta il numero di quelli tra questi che assumono forte intensità, proprio per la disponibilità delle condizioni favorevoli.